non si può. Perché? Non si può uscire, però possiamo stare qui e ascoltare una storia bellissima. Dai! È vero? Vogliamo fare un bellissimo abbraccio di gruppo. Vieni, Orso Tony. Sì. E abbracciamo anche i bimbi che ci stanno guardando. Dove sono? Venite! Venite! E infatti vi abbracciamo con un cuore che batte, Gioele. Un cuore che batte di amore per ognuno di voi. Prima di tutto il nostro cuore batte per Dio. Per Dio. E infatti oggi vogliamo. Perché Dio vuole. Perché Dio vuole che batte per lui. Scusa, maestra Angelica, posso chiedere una cosa? Cosa c'è? Posso aver diritto a una sedia un po' più larga? Perché sto a casa, mangio, mi sono ingrassato, non ci sto più. No, ci stai. Ci stai e soprattutto Orso Tony. Devi adesso stare in silenzio e ascoltare la storia. Perché è una storia bellissima scritta nella Bibbia che parla di Samuele. Samuele e il sacerdote Eli. Ok? Sì. Adesso silenzio. Posso respirare? Sì. Grazie. Però poi stai zitto. Va bene. Ok. Posso cantare? No. Va bene. Il piccolo Samuele servì dal Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose: Eccomi, eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Egli rispose: io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Egli rispose: figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta ed egli si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora egli comprese che il Signore chiamava il bambino ed egli disse a Samuele: va a coricarti e se sarai chiamato ancora dirai: parla Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele! E Samuele rispose: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Amen! E Samuele ha ascoltato e ubbidito quello che gli diceva Dio. E Samuele è stato molto felice perché è stato un bambino ubbidiente. Se noi bambini ubbidiamo a Dio, ascoltiamo Dio che ci parla attraverso la Bibbia, che ci parla attraverso il canto, i canti, la preghiera, e ubbidiamo, noi saremo veramente felici perché è la cosa più bella che ci sia. È vero? E noi vogliamo cantare una canzoncina proprio che ci ricorda di leggere la Bibbia e di pregare se vogliamo salire. Salire dove? Verso Gesù, verso la gioia, verso la felicità, la meta. La meta. E già. Pronti? Ascolta, Orso Tony, ascolta che bella canzoncina. Oh, che bello! Leggi la Bibbia, prega ogni dì, prega ogni dì, prega ogni dì. Leggi la Bibbia, prega ogni dì, se tu vuoi sali, se tu vuoi sali, se tu vuoi sali, gloria, alleluia. Leggi la Bibbia, prega ogni dì, se tu vuoi sali. Di nuovo, leggi la Bibbia, prega ogni dì, prega ogni dì, prega ogni dì. Leggi la Bibbia, prega ogni dì, se tu vuoi sali, se tu vuoi sali, se
vogliamo salire con una preghiera. Vogliamo sentire la presenza di Gesù e la puoi sentire anche tu, perché Gesù è lì, a casa tua, adesso mentre ci stai guardando. Vogliamo pregare Gesù. Grazie Signore di questa giornata che ci hai donato. Amen. Aiuta gli ammalati, Signore, i bisognosi. Aiuta tutti, Signore, aiuta i bambini della scuola domenicale, le loro famiglie, aiuta me, la mia famiglia e tutti. In nome di Gesù, amen. Amen. Gesù, benedici tutti questi bambini che ci ascoltano, tutte le loro famiglie. Oh Gesù, ti prego, assistili, aiutali ad essere felici, ad essere ubbidienti, ad ascoltare la tua parola, perché questa è la nostra gioia. Te che ci hai detto, tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. E grande sarà la pace dei tuoi figli, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il versetto di oggi dice, offri a Dio il ringraziamento. Imparatelo a memoria. Dove è scritto? Salmo 54. E quindi come Samuele è stato ubbidiente a Dio, noi possiamo servirlo e essere ubbidienti ringraziandolo con gli strumenti. Cantando, pregando, leggendo la Bibbia, ok? Adesso vogliamo ascoltare un'altra canzoncina, Orso Toni? Sì, voglio fare una domanda ai bambini. Quale? Avete letto la Bibbia? Avete pregato oggi? Sì o bisogna sì? Bisogna farlo tutti i giorni, è vero? Sì, quelli loro. È vero, ma lo possono leggere la loro mamma e il loro papà, sì, i loro nonni. Perché la benedizione di Dio ci viene dalla Bibbia. Adesso cantiamo un'altra bellissima canzone. Qual è, Gioele, questa? Io scommetto che alcuni di voi l'hanno già iniziata a cantare. Pronti? Le stelle fece brillare, il mare ondeggiare, le vette alte fe e mi creò. Bocca, Gesù, mamma, il mio cuore trabocca. Gesù, mamma, il mio cuore trabocca. Alleluia. Mamma, il mio cuore trabocca. Mamma, il mio cuore trabocca. Mamma, il mio cuore trabocca. Alleluia. Cuore trabocca, cuore trabocca, cuore trabocca, alleluia, più veloce, trabocca, 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 alleluia, senza parole, alleluia. E adesso piano. Gesù, mamma, il mio cuore trabocca. Gesù, mamma, il mio cuore trabocca. Gesù, mamma, il mio cuore trabocca. Alleluia. Adesso seguiteci che facciamo un piccolo lavoretto. Puoi venire anche tu, Orso Toni. Venite. Io voglio andare a giocare. Dopo vai a giocare. Va bene. Guardate che bel lavoretto possiamo fare. Siccome il versetto dice offri a Dio il ringraziamento e abbiamo tanti strumenti, vogliamo fare uno strumento con cui poter cantare. Prendiamo due bicchieri di carta. Gioele ha già iniziato. Mettiamo del riso o della minestrina, o se volete, che mamma e papà vogliono, prendete tanti bicchieri e li riempite con diversi tipi di pastina perché faranno suoni diversi. Mettete il riso o la minestrina, coprite,
Poi prendete lo scotch. Ti piace Orsotoni? Sì, che bello. E? Posso assaggiare quel riso? No, perché è crudo. Girate intorno ai due bicchieri. Se voi volete li potete anche colorare. Però Gioele fa cascare tutto sulla tovaglia. Perché Gioele è un bambino. Sulla coperta tovaglia. Ecco, Gioele, metti lo scotch. Io. Guarda un po', la mettiamo intorno, intorno, intorno. Poi tagliamo con le forbici. E adesso suoniamo! Ah! Vogliamo cantarci grande gioia nel mio cuore con questi? Pronti? Anche noi! Anche l'orso! C'è grande gioia nel mio cuore! C'è grande gioia nel mio cuore! Sono salvato, sono perdonato! C'è grande gioia, gioia, gioia nel mio cuore! E con questo verso è un bacione fantastico!